Taglio del nastro al Centro per l'Autismo di Sant'Angelo dei Lombardi. Questa mattina l'inaugurazione alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un traguardo importante che finalmente consegna una struttura molto attesa in Alta Irpinia, ma che allo stesso tempo lascia perplesse sulla mancata apertura del centro di valle. Il sindaco Festa per il centro di Avellino ha annunciato un sopralluogo con l'ASL per verificare i lavori e ottenere l'autorizzazione. Ci sono ritardi, ci sono stati tanti problemi, ma il centro di Avellino sarà ultimato e consegnato alla città. Sulla gestione il primo cittadino non ha dubbi, dovrà essere pubblica attraverso l'ASL. Noi vogliamo che il centro per l'autismo di Valle sia con gestione pubblica e sia un'eccellenza, con tutto il rispetto del lavoro che fanno i privati. Però è giusto che il capoluogo rappresenti un esempio di gestione pubblica del centro e che offra un servizio che la gente da tempo ci chiede. Finalmente questa è una prima risposta per le tante famiglie che ospitano a casa ragazzi col disturbo dell'autismo. Quindi io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Questa è una buona notizia. Aspettiamo una notizia migliore che arriverà con l'apertura del centro per l'autismo di Valle, ma non è uno schiaffo alla città. Anzi, è finalmente una bella giornata per i bimbi autistici. È un impegno mio, morale, per le famiglie, per i ragazzi che attendevano da anni la realizzazione di un percorso che sicuramente non porterà questi bambini alla guarigione, ma sicuramente sarà un percorso di assistenza continuativa anche al di là del periodo che fino ad oggi è stato garantito dall'ASL, che era fino a 12 anni. Il centro di Valle diventerà un secondo centro autistico. Tra l'altro è un centro che già da anni è nato perché doveva avere questa destinazione, non sicuramente per volontà dell'ASL non è stato utilizzato, ma oggi sicuramente si stanno creando le condizioni per far sì che abbiamo un doppio centro, uno in Alta Irpinia, uno in Bassa Irpinia, pure perché tra l'altro il numero dei soggetti autistici sono sempre più in aumento. Siamo partiti da 166 soggetti, oggi ne teniamo 196, quindi abbiamo 196 soggetti di diverse età che occorre appunto prendere in carica, assistere e portarli quanto più possibile nel loro percorso di vita.